Spesse volte ci lamentiamo, e talvolta con giusto motivo, che le norme europee sono molto complicate, difficili da comprendere, eccetera. Sappiamo già che il trattato che prevedeva una Costituzione per l'Europa, che poi purtroppo è fallito per il voto negativo di Olanda e di Francia, aveva oltre 300 pagine. Questo, va detto, dipende anche dal fatto che l'Unione Europea si compone di stati, ora 28, saremo in 27 senza la Gran Bretagna, ma altri arriveranno, di stati, di nazioni che hanno una lunga tradizione giuridica o comunque hanno una propria tradizione giuridica. E forzare le tradizioni giuridiche di uno Stato è sempre molto molto delicato e richiede molta prudenza. Per cui quando i capi di Stato, quando i parlamentari, quando chiunque è chiamato a produrre delle leggi si trova a Bruxelles o in altre realtà per mettersi d'accordo, evidentemente deve sempre conciliare queste diversità di tradizioni giuridiche, per cui i compromessi sono sempre necessari. Si devono trovare compromessi sempre all'interno di uno Stato nazionale. Vediamo quello che succede in Italia nell'ambito di una competizione fra partiti nello stesso paese, pensiamo sul piano europeo. Questa è l'Europa. D'altra parte, diceva Jacques Maritain, alti costi per piccoli mutamenti sono un segno distintivo dell'Europa. Noi dobbiamo cercare di diminuire sempre più questi costi fino ad eliminarli. Va detto peraltro che quando si devono approvare delle norme sulla base di principi, importante è avere dei principi base sulla quale si trova un consenso. Dopodiché è più facile anche adeguare le norme nazionali, soprattutto in momenti come questo, quando ci troviamo di fronte a problemi epocali come riguarda l'immigrazione, come riguarda la sicurezza, come riguarda il terrorismo, come quando riguarda le sfide economiche sul piano mondiale. Ecco che allora anche le norme nazionali, anche se dobbiamo rispettare le tradizioni nazionali, devono cercare evidentemente di essere molto più flessibili. Thank you.